Host 2017, ci troviamo allo stand di Caffè Izzo con Ciro De Rosa. Ciro De Rosa è il responsabile commerciale, è una persona che ha grandi competenze in termini di vendita e degustazione caffè, e ci facciamo spiegare un attimo quali sono le novità presentate in questa edizione di questa fiera internazionale che è sempre più ampia, sempre più soddisfacente. Buongiorno Ciro. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Dunque, quest'anno Host, come al solito, arriva come un appuntamento molto importante per noi. Ci sono tante novità, tra cui la nuovissima macchina 5 gruppi che abbiamo qui alle nostre spalle, una macchina che oggi si presenta in rosso, come vedete, ma che riusciamo anche a realizzare in diverse colorazioni. Questa macchina non è altro che il frutto dell'innovazione del nostro stabilimento nuovissimo di Anagni, che ci permette di realizzare una macchina unica al mondo, perché siamo l'unica azienda in questo momento a produrre una macchina a 5 gruppi, quindi qualcosa di unico, qualcosa che rende comunque la nostra linea di macchine veramente straordinaria compatibile con quello che poi è il nostro caffè, perché sai Fabio che noi siamo una delle poche aziende in Europa a produrre sia la macchina che il caffè. E mi permetto di interromperti per dire che le loro macchine non sono solo bellissime, ma sono anche molto robuste, resistenti e assolutamente efficienti, perché riescono a estrarre un prodotto in tazza di grandissima levatura. Sì, in realtà la macchina leva riesce a dare un risultato completamente diverso. Riteniamo che sia la macchina per eccellenza per l'estrazione del caffè. Poi noi negli anni abbiamo deciso di creare proprio una macchina adatta al nostro prodotto e un prodotto adatto alla nostra macchina. Il nostro è un progetto, vedi Fabio, noi non pensiamo di vendere un caffè, noi pensiamo di vendere un progetto. Il nostro progetto è la nostra macchina con il nostro caffè. Tutto ciò ci permette di realizzare qualcosa di unico, di qualcosa che poi ci ha dato l'opportunità di diventare caffè dell'anno nel 2016, vincendo un premio poi dove noi ne eravamo completamente all'oscuro. Noi siamo stati contattati per ricevere questo premio di caffè dell'anno senza essere assolutamente stati a conoscenza di quello che sarebbe poi accaduto da lì a pochi giorni. Per noi ovviamente è qualcosa di straordinario, perché poi noi alla fine realizziamo una sola miscela di caffè e realizziamo una macchina adatta a questa miscela. Per noi il connubio vincente, macchina a leva e caffè espresso. Ecco, questo per quanto riguarda la proposta Oreca. Per quel che riguarda invece la proposta macchine, io ho visto una macchina nera che tu mi hai detto si chiama Hurley, che è bellissima. Sì, è una nuova macchina voluta dal signor Vincenzo Izzo, proprio il proprietario, ha deciso la colorazione, il design con le leve in legno, un design veramente particolare, unico, che diciamo ha reso questa macchina diversa rispetto alle altre. Oltre a questo ovviamente abbiamo realizzato una serie di colori che renderanno le nostre macchine ancora più uniche di quelle che già lo sono. Beh, vi divertite, dai, cioè riuscite non solo a fare macchine efficienti, robuste, solide, ma anche belle. Sì, diciamo che oggi l'occhio nelle attività vuole anche la sua parte, quindi abbiamo cercato di realizzare una macchina che potesse essere sia bella sia professionalmente utile. Ovviamente, essendo la nostra macchina, cerchiamo di porre sempre maggiormente tutte le attenzioni possibili, perché riteniamo essere lo strumento più adatto per erogare l'espresso più buono del mondo. Infine, ma non per ultima, la linea dedicata alla distribuzione automatica, l'OCS, il monoporzionato, come ormai è dato chiamare. Oggi presentate una serie di prodotti, uno in particolar modo particolarmente invitante, qual è? Sì, diciamo che da pochi anni, da poco tempo abbiamo realizzato diversi prodotti per la linea casa, quindi per il vending, e in questo momento stiamo presentando la cialda compostabile, una cialda del tutto naturale al 100% che va riposta nell'organico, che dopo pochi mesi, 4-5 mesi, riesce a essere smaltita senza nessun tipo di problema. Quindi, oltre ad essere la nostra un'azienda
che guarda avanti, che guarda al futuro a livello tecnologico, guarda avanti anche nel rispetto nell'ambiente, nella sostenibilità, facendo un prodotto comunque molto ma molto sostenibile. Voglio dire anche una cosa, noi la linea vending ci siamo affacciati in quest'ultimo periodo perché la richiesta del vending nel nostro prodotto è molto elevata, in quanto tutte le persone che assaggiano il nostro caffè all'interno del bar chiedono poi un prodotto da poter portare a casa. Ed ecco perché, grazie anche alla professionalità di Alex Izzo, che in questo momento si sta realizzando tutta la linea vending. Quindi in questo momento abbiamo disponibile le cialde compatibili con tutte quelle che sono le macchine a cialde, la linea FAP, la Vazza a modo mio e la linea Nespresso, con una particolarità: le nostre capsule sono autoprotette, quindi di conseguenza i volumi di ingombro sono ridotti notevolmente, perché ogni cialdo ovviamente non ha bisogno di un astuccio per essere conservato, ma sono autoprotette. Questo vi consente di mantenere il prodotto conservato senza l'attacco dell'ossigeno e quindi mantenere con continuità la qualità del prodotto anche dopo una settimana, 10 giorni, 15 giorni all'apertura dello scatolo. Bravissimo. E poi sono anche carine da vedere perché sono tutte colorate, quindi hanno anche, c'è anche un aspetto estetico che rende un po' le capsule briose. Bravissimo, bravissimo, quindi anche qualcosa di carino. Che dire, noi stiamo cercando di unificare quella che è la gamma dei nostri prodotti, con una particolarità: noi utilizziamo sempre la stessa miscela, sempre lo stesso prodotto, riteniamo che sia il nostro cavallo di battaglia, il nostro caffè, il nostro espresso è quello che un po' tutti ci invidiano e che noi cerchiamo di portare avanti con delle grandi soddisfazioni. Ciro, grazie, sei stato davvero esauriente in pochissimi minuti quanti ne occorrevano proprio per andare a presentare nella sintesi quello che voi andate a mostrare qui in questa fiera internazionale Host 2017. Io dico bravi, anzi bravissimi, perché state facendo passi da gigante. Voi avrete modo di conoscere ancora meglio questa azienda leggendo maggiori informazioni su orecanews.it e vendingnews.it, oltre alla rivista Vending News, perché prossimamente ne parleremo sempre più diffusamente. Saluto gli amici che sono dall'altra parte. Arrivederci, un abbraccio Fabio, non possiamo che lasciarci con il nostro cappello Panama. Sì, ma sì, il Panama di Caffè Izzo, che ed è il gadget che quest'anno stiamo riservando a tutti i nostri visitatori allo stand. Fantastico, mi sento molto Humphrey Bogart in questo momento. Grazie a tutti, arrivederci. Non andate via, abbiamo altre cose da mostrarvi, senza Panama naturalmente.